sta concedendo qualcosina, questo, però siamo questo pallone, in vantaggio. Forse questo pallone poteva essere difeso meglio da Andai, però dobbiamo dire che Isernia sta facendo dei recuperi prodigiosi. Bisogna anche rendere merito alla squadra avversaria. Scappadiscio deve rincorrere questo pallone, poi tenta di piazzarla Libraro, ancora un recupero di Isernia con Fiore che è entrato in campo in sostituzione di Poichela qualche scambio fa, e adesso è arrivato anche il muro su Van Dijk che non sta incidendo, e zitta zitta Isernia è arrivata a meno 1, 17-16, set completamente riaperto quando sembrava in mano alla Globo sul punteggio ad esempio di 16-11. Si riporta sotto la formazione molisana. Sora che deve sprezzare necessariamente questo break positivo da parte dei biancazzurri della Fenice. Scappaticcio per Van Dijk che ha campo libero, come si suol dire, per scegliere il punto, dove, il punto preciso dove piazzare il pallone. 18 a 16, ma Giannini fa cenno ai suoi di conservare la calma e la tranquillità, perché l'impresa non è impossibile. Sì, ancora un ottimo recupero di Isernia, poi ovviamente Van Dijk questa volta non ha sbagliato. Pagni, ricezione o così così, poi la liscia Sesto va quasi ad aiutare Mengozzi, poi ancora un'opportunità per lo stesso Sesto, e ancora Isernia che si carica arrivando a meno uno. Set è partita ancora vive. Anche dall'altra parte Alberto Gatto invita alla calma i suoi, come è giusto che sia. 18 a 17, Cardona al servizio per Isernia, tiene Michele Gatto, scappaticcio per Van Dijk, Murato lascia uscire ultimamente il pallone Libraro che accompagna la sfera con lo sguardo. 19 a 17, più 2, vantaggio prezioso e importante per la Globo. Deve provare adesso a mettere a segno qualche altro punto importante per spegnere definitivamente le velleità di recupero, di pareggio di Isernia, che però non molla e con Cardona trova il punto numero 18. 19 Sora, 18 Isernia. Cambio. Torna in panca Fiore, torna in campo Poichela. Fiore che evidentemente non può attaccare, non è al meglio, però in ricezione lo mette in ricezione Giannini per dare più solidità a questo fondamentale alla sua squadra. Buona battuta di Mengozzi, Van Dijk dall'alto sovrasta tutti, il muro compreso di Isernia, e mette a terra il punto numero 20, ancora più due per Sora il vantaggio. Questa fase calda conclusiva del terzo set. Enrico Libraro al servizio, la formazione di casa trova Poichela, posizione buona la sua, ma Sora può contrattaccare nuovamente con Kai Van Dijk. Palleggio è andato Michele Gatto, questa volta Murato l'olandese. Questo poteva essere un punto importante che poteva permettere alla Globo di andare sul più 3, e muro, ottimo muro di Isernia, e ancora lì a meno 1 la squadra ospite. Venti Sora, 19 Isernia. Sesto, salto flot il suo, Moretti un po' sporca la sua conclusione in combinazione con Scappaticcio, poi ci pensa Cardona a regalare con questa sua conclusione fuori bersaglio, a regalare il punto alla Globo. 21 a 19, una palla ancora non perfetta, insomma un po' lontana dalla rete, e quindi ha dovuto sparacchiare un po' così dritto per dritto, e il pallone ovviamente è uscito.
Moretti al servizio per Sora, tiene Mengozzi, il primo tempo da parte di Di Franco, difeso bene da Sora, poi il successivo contrattacco di Isernia va a segno, 21-20, non è ancora finita, anzi partita e set quanto mai aperti. Saitta va al servizio per la formazione ospite. Palleggiatore acquistato da Isernia a ottobre, comunque disputato quest'oggi una buona prestazione, forse non supportato a dovere dai compagni. 22-20, più due Sora, Kai Van Dijk al servizio per i bianconeri. Solito applauso e incitamento del pubblico che accompagna la battuta dell'olandese, tesa, ma poiché la tiene, poi un po' di confusione in casa Globo, che chiude con questo attacco.